Oh, e finalmente dopo un bel po' di tempo torno a registrare, non su Mass Effect, anche su Mass Effect, ma torno a registrare, che era una cosa che non facevo da un bel po' di tempo. Intanto spero che il microfono funzioni. Ok, ho controllato il microfono. Dunque, questa è la schermata iniziale. Ci tengo a dire che io Mass Effect ci ho giocato, non ho fatto tutti i DLC, quindi per me alcune cose saranno nuove. Io ho la steelbook del gioco. Il gioco poi ci lasciava anche una tesserina che non mi ricordo più se era per scaricare i DLC o cos'altro. Comunque c'ho un bel po' di roba. Allora, direi di fare nuova partita. Qua c'è il multigiocatore, quindi per chi volesse fare una partita online, fatemelo sapere. Contenuto scaricabile, extra. Noi facciamo nuova partita e importiamo il personaggio. Importa personaggio Mass Effect 2. Questo qui. Spaziale, eroe di guerra, adepto. Seleziona carriera per farvi vedere cos'era successo negli scorsi Mass Effect. Regina Arrakni salvata, Ashley salvata su Virmair, Consiglio salvato, dati di Meron salvati, Vrek sopravvissuto, get eretici riprogrammati, base dei collettori distrutta, 12 membri dell'equipaggio sono sopravvissuti alla missione suicida, quindi tutti. Shepard ha avuto una storia con Liara prima di Mass Effect 2. Shepard ha avuto una storia con Tali, che è la storia che voglio continuare. Poi, importa personaggio, non so parlare. Possiamo saltare la creazione del personaggio perché tanto la terrò così. Accetta volto importato, aspetto, bla bla bla. Poi adepto, sempre così. Le tue impressioni ti danno. Ah, qua facciamo invece il drone difensivo. Lo spaziale, ero di guerra, adepto, drone difensivo. Ok. Invio. Quanto è grave? Molto. Abbiamo appena perso il contatto con due avamposti avanzati. Gli scanner a lungo raggio rilevano qualcosa di enorme. È quello di cui Shepard ci aveva avvertiti? Sono pronto a scommetterci. Quanto abbiamo? Non molto. Ho già ordinato di mobilitare le flotte. Che Dio ci aiuti. Tenete a mente questo bambino. Comandante? Non dovresti chiamarmi così, James. Non dovrei neanche rivolgerti il saluto. Dobbiamo andare. Il comitato di difesa vuole vederti. Sembra importante. Che succede? Non saprei. Mi hanno solo detto che hanno bisogno di te, subito. Anderson. Ammiraglio. Mi sembri in forma, Shepard. Come te la sei passata?
Non è così male. Basta abituarsi al cibo caldo e ai letti soffici. Troveremo una soluzione. Che succede? Perché vanno tutti di fretta? L'ammiraglio Hackett sta mobilitando le flotte. Le voci devono essere giunte fino al comando dell'Alleanza. C'è qualcosa di grosso in arrivo. I razziatori? Non lo sappiamo, non con certezza. Cos'altro potrebbe essere? Magari lo sapessi. Se sono loro, lei sa che non siamo pronti, neanche lontanamente. Vai a dirlo al comitato di difesa. Se non intendiamo uccidere i razziatori con le chiacchiere, il comitato è del tutto inutile. Nessuno di loro ha visto ciò che hai visto. Tu hai affrontato un razziatore. Gli hai perfino parlato. E poi l'hai fatto saltare. Hai visto di cosa sono capaci? E cosa hanno intenzione di farci? Conosci questo nemico meglio di chiunque altro. È per questo che mi hanno tolto la mia nave. Sai che non è vero. Con il casino che hai combinato, qualsiasi altro soldato sarebbe stato processato e congedato con disonore. L'hai scampata solo perché conosci i razziatori meglio e di chiunque. E lei ci ha messo una buona parola. Sì, mi fido di te, Shepard. E anche il comitato. Anderson, sono solo un soldato, non un politico. Io non ti chiedo di esserlo. Voglio solo che tu faccia tutto il possibile per aiutarci a fermare i razziatori. Vi stanno aspettando, ammiraglio. Buona fortuna, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley? Com'è andata, tenente? Con loro non si può mai sapere. Ora devo solo attendere ordini. Tenente? Non lo sapevi? No, sono fuori dal giro ultimamente. Mi dispiace, Shepard. Non era mia intenzione escluderti. Avevi di sicuro le tue ragioni. Sì, è vero. Però mi ha fatto piacere rivederti. Ammiraglio? Vieni. Conosci il comandante? Lo conoscevo. Ammiraglio Anderson, Shepard. Qual è la situazione? Speravamo che ce lo dicessi tu. Stento a credere agli ultimi rapporti che stanno arrivando. Intere colonie irreperibili. Abbiamo perso il contatto con tutto ciò che è oltre il portale Sol. Siamo di fronte a una minaccia incredibilmente potente. Mi avete convocato per confermare ciò che sapete. I razziatori sono qui. Se è così, come li fermiamo? Fermarli? Qui non parliamo di tattiche o strategia, ma di pura sopravvivenza. I razziatori sono più avanzati di noi. Più potenti, più intelligenti. Non ci temono e non conoscono la pietà. Ma deve pure esserci un modo. Se vogliamo sperare di salvarci, dobbiamo restare uniti. Tutto qui? Sarebbe questo il tuo piano? Ammiraglio, contatto perso con la base sulla Luna. La Luna? Non possono essere già così vicini. Come hanno fatto a eludere le difese? Signore, il QG britannico ha un contatto visivo. Perché non abbiamo notizie di Hackett? Che cosa facciamo? L'unica cosa che possiamo fare: combattere o morire. Raggiungiamo la Normandy.
Oh mio Dio! Sbrigati! Via, via, via! Shepard! Shepard! Forza, alzati! Ecco, prendi questo. Dobbiamo muoverci. Qui Anderson, rispondete, c'è nessuno? Tenente William, sei tu? Com'è la situazione? Non riesco a contattare la Normandy. Pensaci tu. Ci vediamo alla pista d'atterraggio. Chiudo. Sono enormi. Forza, Shepard. Ashley è diretta alla Norma. Una volta raggiunto lo spazio porto ci daranno un passaggio. Muoviamoci. Allora, fatemi fare solo un paio di cose. Allora, squadra. Qui ci sono i punti. E secondo me il lancio è importante, quindi lo mettiamo subito. Al massimo. Pronto. Ok, a posto. Poi due. Granata grappolo. E la forma fisica. Poi andiamo sulle opzioni, perché se non erro è impostato su facile. No, su normale, a posto allora. Questi sono i dati. Segna tutte. E codex secondario. Poi, salvo. E possiamo andare avanti. Andiamo, andiamo. No, altra cosa. Il lancio lo mettiamo qui. Poi questo lo mettiamo qui. Questo qui. Questo qui. E a posto così, perché poi serviranno più avanti. Attento! Come si fa a trovare una cosa così potente? Prendi la rincorsa e salta, è più lontano. Guardate come corrono. O almeno Anderson sembra che sta correndo con la sabbia che scotta, andiamo. Sotto i piedi. Andiamo, andiamo. Giuro. Coraggio, dobbiamo andare da questa parte. Te che ragion. Sembra qua sgombro, ci insegnano andiamo. A saltare, a fermiamo. Salire. Tenente, mi ricevi? Ti passo Shepard. Siamo quasi alla Normandy. Tenente Vega è con me, ma siamo sotto il fuoco lì. Mutanti! Niente. Guardate, eliminati. Perché il lancio è importante. Non hai dimenticato come si spara, vero? No, no. Anzi. Toglili di mezzo. Ho finito le munizioni. Cazzi tuoi. Forza, dobbiamo muoverci. A non essere diventato un biotico. Oh, ho sentito mostri. Dove vai? Alla vecchia maniera. Non lasciare che ti afferrino. Ecco qua. Munizioni esaurite quando non le ho usate. Dobbiamo trovare un'uscita. Allora, qui si fa tutto con lo spazio.
con la barra spaziatrice. Attento! Ah, giusto. Non ho munizioni. Qua in teoria... Ah no, apri la porta. Infatti doveva attivarsi una cazzo. Ehi. Da notare la musica. Va tutto bene. Stanno morendo tutti. E ancora questo bambino. Vieni, ti porto in un luogo sicuro. Prendimi la mano. Non puoi aiutarmi. Shepard! Sono qui. È tutto un dannato casino. Ogni minuto queste macchine uccidono migliaia di innocenti. Non ne sarò responsabile. Combattere una guerra è difficile, ma lo è ancora di più sapere che non riuscirò mai a salvarli tutti. Esatto. Hanno attaccato così in fretta. Pensavo che avessimo più tempo. Sapevamo del loro arrivo. E hanno comunque annientato le nostre difese. Dobbiamo raggiungere la cittadella. Parlare con il consiglio. La cittadella? Lo scontro è qui. Presto sarà ovunque, l'hai detto tu stesso. Se non li fermiamo, i razziatori distruggeranno tutto. Il consiglio deve aiutarci. Ne sei sicuro? No. Ma sei uno spettro del consiglio. Deve pur contare qualcosa. Ci sono... Grazie. Le devo un favore. Solo uno? Prendi delle munizioni. Ecco, ricarica qui. E proseguiamo. Ricarichiamo a posto. Mio Dio. Tenente Williams, siamo vicini allo spazio porto. Tempo previsto 3 minuti. Siamo arrivati alla... Sì, Normandy. Sicuro. Ci stanno attaccando. Oh no! Stanno per abbattere quella corazzata. Manovre evasive. Tenente! Ashley! Maledizione, sono nei guai. Corriamo. Non ci siamo fatti niente, ovviamente. Normandy, dovremmo fare una deviazione, mi ricevete? Sì! Normandy, rispondete! Pronto? Che salto! Con tanto di capriola! Sono proprio brutti. Allora, utilizziamo il 4... Così da fermarli così. Finiscili. Shepard, qua giù. Dove? Eccoti, aspetta un secondo. Segna tutte le lette. Non c'è niente sul diario. Salviamo. Prendiamo munizioni. Ah no, aspetta, facciamo così. Che mi dà fastidio lasciare le munizioni. Niente, le lasciamo lì invece. Che è successo qui? La nostra navetta è stata abbattuta. Siamo sopravvissuti in pochi. Hai una radio? Dobbiamo contattare la nostra nave. No, mi spiace. Ce n'è una nella navetta, ma brulicherà di quelle cose. Resta qui, figliolo, ti tireremo fuori. Forza, raggiungiamo quella navetta.
Imos babbaraus. Andiamo di qua. Che diavolo sono quelle cose? Degli schifi. Il lancio è stupendo. Poi comunque vediamo anche il sollevamento. Adesso appena ne arriva un altro. Ma dai. Ok. E poi lanciare per combinare gli attacchi. Oh, sei rimasto da solo? No, ce n'è un altro. Quanto sono overpower. Trova una radio. Abbiamo un'arma. E la radio, va bene. Normandy qui Anderson, mi sentite? Ammiraglio, la vostra posizione? Una navetta abbattuta nel porto, attivo la boa di soccorso. Andate sul porto, abbiamo un ferito. Tenente! Che bel segnale. Speriamo che quella boa funzioni. E in fretta, abbiamo compagnia. Allora, sempre con il 4. Toh, c'è già più nessuno. Spero che arrivino presto. Siamo in due. Lo stavo per dire, lo spero anch'io. Allora, facciamo 4. Proviamo il drone di combattimento e glielo lanciamo a questo stronzo che si sta avvicinando. Troppo overpower. Usiamo anche un po' di sollevamento, giustamente. Che se no... Usiamo anche i proiettili, magari. Poi non sono proiettili, ma sono proiettili. Utilizziamo ancora il 4, gli si può anche dare l'effetto. Guarda come parte. Datemi un razziatore qua subito, now. Mamma mia, ma chi mi ferma? Via. Tra l'altro a destra c'è un precipizio. Quindi se li colpisco e hanno della vita ancora, di là muoiono sicuramente. Poi comunque lancio due sfere, quindi... Ok, non è vero, ok un cazzo. Uno e due. Adesso abbiamo finito. Non ancora. Non ancora di nuovo, però siete in una bella posizione. Quindi? Anderson, cosa fa lì? La cavalleria è qui, signori. Oh, finalmente, Joker.
Andiamo. Bentornato, Shepard. Grazie. Shepard. Forza! Io non vengo. Hai visto quegli uomini? Ce n'è un milione e hanno bisogno di un leader. Combatteremo insieme, Anderson. È uno scontro che non possiamo vincere senza aiuto. Servono tutte le specie e le loro navi se vogliamo sconfiggere i razziatori. Parla con il Consiglio, convincili ad aiutarci. E se non ascoltassero? In tal caso costringili a farlo, ora va, è un ordine. Non prendo più ordini da lei, ricorda? Considerati reintegrato, comandante. Sai cosa devi fare? Tornerò ad aiutarvi e porterò ogni flotta possibile. Buona fortuna. Anche a te, Shepard. Ma che succede? Dov'è Anderson? Dove stiamo andando? Ehi! Ce ne andiamo. Mo ti do una pizza. Cosa? Che succede? Anderson ci vuole alla cittadella a cercare nuovi alleati. Cazzate, non ci direbbe mai di fuggire. Non abbiamo alternative. Senza aiuto questa guerra è già finita. Non ci credo. Basta! Anch'io resterei a combattere, cosa credi? Andremo alla cittadella. Una volta arrivati, potrai prendere una nave e tornare indietro. Comandante! Joker, sei tu? In carne e ossa. Ho una trasmissione d'emergenza per te da parte dell'ammiraglio Hackett. Passamela. Shepard, abbiamo subito gravi perdite. DJ Hackett in console. Anderson mi ha già ordinato di chiedere udienza al Consiglio sulla cittadella. Innanzitutto dovrei recarti all'avamposto della Sumarte prima di perdere il controllo del sistema. Sì, signore.
Stiamo cercando negli archivi con la dottoressa Zoni. L'unico modo per fermare i razziatori. L'unico modo per fermarli. Sì, farò vivo presto. Anche chiudo. Joker, imposta la rotta per gli archivi di Marte. Marte. Ricevuto. Tutto questo è assurdo. Perché Marte? Cosa crede troveremo lì? Non lo so, ma se servirà a farci vincere la guerra... Preparati a partire. Cercando di contattare Marte su canali sicuri. Nessuna risposta. Attività dei razziatori? Negativo. Ida? La base sembra essere online. È possibile che gli abitanti siano stati evacuati. Lo scopriremo presto. Tieniti pronto, Joker. Non si sa mai. Ricevuto. Normandy, chiudo. Ci siamo quasi. Ancora nessun contatto dalla base, ma è in arrivo una grossa tempesta. Quando arriverà qui? Tra mezz'ora al massimo. Dopodiché avremo difficoltà a mantenere le comunicazioni con la Normandy. Ricevuto. Allora, per questo video direi di sistemare la squadra, mettere il punto sul drone difensivo. Velocità di ricarica, ok. E qui faccio sempre l'avanzamento automatico perché tanto ci pensano loro, insomma. Te ti lascerei a zero, mi stai sulle palle. Conferma. E siamo a posto.